Il tempo incerto non ha fermato lo storico corteo delle chiavi d'argento ad Ortona, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Tommaso Apostolo. Il sindaco Leo Castiglione, sul balcone del Teatro Tosti, ha consegnato le chiavi alla dama, Lidia Tucci Valentinetti, carabiniere forestale, nata ad Ortona. Perché la dama non rappresenta solamente la bellezza, da quando mi sono insediato la mia amministrazione ha voluto rappresentare la dama nel ruolo che ha nella società. Quest'anno la dama viene rappresentata da una donna che è nelle forze di polizia, nelle forze dell'ordine, un diritto che è stato acquisito negli anni con tanti sacrifici, che è un riconoscimento sia alle forze dell'ordine ma soprattutto alle donne che operano per la sicurezza dei cittadini le forze dell'ordine. Subito dopo, il lungo corteo con oltre 300 figuranti, aperto dal gruppo storico sbandieratori e musici I Farnese, città di Ortona, si è snodato per le vie del centro, con sbandieratori, musici, rappresentanze di diversi gruppi storici, autorità civili e religiose. La dama delle chiavi ha indossato un gioiello particolare riproducente il rosone di San Tommaso, fatto realizzare da Patrizia Salvatore della Gioielleria Adriana. Altra figura importante del corteo è la madama Margherita d'Austria, donna che ha segnato la storia della città. La madama quest'anno è stata Linda Santilli, che ha indossato un bellissimo gioiello realizzato dalla Gioielleria Rapini ed ideato da una studentessa del comprensivo Tosti, Giulia Di Giulio, vincitrice del concorso promosso dall'Inner Wheel, ispirato a Margherita d'Austria. Una novità di questa edizione è stata quella di far sfilare le dame delle chiavi delle edizioni degli scorsi anni, perché, come hanno detto gli organizzatori, si è dame per sempre. Momento significativo e suggestivo, l'arrivo nella cattedrale di San Tommaso. Il sindaco e la dama hanno consegnato a Monsignor Emilio Cipollone, sulla cattedra episcopale, le chiavi d'argento che, insieme a quelle custodite dall'autorità ecclesiastica, consentono di aprire la teca dove è conservato il sacro busto dell'Apostolo Tommaso, che viene esposto ai fedeli e viene promulgata l'indulgenza plenaria.